If you're thinking about leaving, let me know. If you're thinking that you don't wanna hurt me, go it, I'm getting bored. 'Cause I can find another, so don't hold me back. You're not allowed to spend my time, 'cause that is what you came here for. Oh, you could do me like that. You think it was all up to you? Give me some space, I don't care what you do. And give me back my money too. 'Cause I'm going out tonight. I'm gonna leave it all behind. I'm gonna leave it all, yeah. I won't let it get into my mind. No, no, no. Oh, he thinks he can, 'cause he's a man. Just a boy, no. Won't let it steal away my shine, no. I know you're thinking about me from time to time. Ragazzi, buongiorno. Vi ricordate delle mie belle colazioni con le tavole imbandite? Super apparecchiate, seduta tranquillamente. Ecco, adesso questa è la mia colazione in piedi. 3 secondi, perché sono una mamma, sono diventata mamma, lotto per la sopravvivenza, per fare pipì per 3 minuti almeno, seduta tranquillamente sul gabinetto. Mamma mia, bisogna incastrare proprio tutto, proprio al massimo. Stanotte la piccolina si è svegliata alle 3 per la poppata e alle 6. Adesso poi era lì che parlottava, però si è riaddormentata perché l'ho cambiata, quindi era più tranquilla. Fa già un caldo pazzesco, iniziamo bene a maggio, promette bene la giornata. Comunque, ho ripreso bene il ginseng, il mio amato ginseng. Adesso vi faccio vedere quale utilizzo. Io l'avrete già visto prima, però ve lo faccio vedere da vicino. Ho riacquistato questo qua della Dolce Gusto, che mi piace un sacco. C'è una punta di caffè all'interno. Io lo adoravo il ginseng, solo che poi quando sono rimasta incinta per le varie nausee l'ho abbandonato, non l'ho bevuto mai per tutti i 9 mesi, però adesso ho ripreso, mi piace veramente tanto. Ho provato anche varie alternative, sempre molto buone, però questo devo dire che non mi dispiace per niente. Comunque, visto che abbiamo 3 secondi di tempo perché poi devo correre a lavarmi prima che si svegli il mostro ciottolino, volevo segnalarvi delle cosine. Innanzitutto questo, meraviglioso ragazzi, emulsio mangiapolvere igienizzante, ha un profumo stupendo. Lo avevo visto mesi fa da Sabri, penso che lo utilizzi ancora, non lo so perché ogni tanto mi perdo, e lei lo aveva consigliato dicendo che si trova molto bene, e in effetti ragazzi è fantastico. Io l'ho preso l'altro giorno al supermercato, se abbiamo fatto lo svuota la spesa insieme. Buonissimo, veramente buonissimo, lascia un profumo pazzesco. Se non lo conoscete, provatelo, perché secondo me vi piacerà tantissimo. Altra cosa che vi voglio segnalare, il prodotto per la rimozione dei punti neri. Il mio codice sconto scade alla mezzanotte di sabato, poi non sarà più valido. Sconto di 100 euro, codice Violet 100. Era scaduto ma lo hanno rinnovato, perché su Instagram in tante mi hanno scritto dicendomi che non sono riuscita ad acquistarlo perché appunto il codice sconto era scaduto e non ne volevano usufruire. Quindi appunto lo hanno prorogato ancora per un pochino, e praticamente ve l'ho già mostrato ma ve lo faccio rivedere. È praticamente quell'accessorio dotato di diverse testine per vari utilizzi, che ha la funzione di andare a rimuovere tutte le impurità dalla pelle del viso. Io ho ripreso a utilizzarlo recentemente per mancanza di tempo più che altro, e sto notando dei miglioramenti. Vedete che qua ancora qualche brufoletto, qualche segno rosso di vecchi brufoletti, però
va ad aspirare completamente i punti neri e l'eccesso di sebo, insomma, così da rimuovere proprio in generale tutte le impurità presenti sul viso e di conseguenza i brufoli poi non vi vengono più. Si nota notevolmente la differenza, anche perché la pelle rimane molto più compatta. Tra l'altro, se ne acquistate due, sempre valida la promozione, che c'è un ulteriore sconto dell'80%. Semplicissimo, super veloce da utilizzare. Adesso vi faccio vedere. Tanto ho fatto la doccia, quindi ho dilatato i pori con la pelle, con l'acqua calda. Vedete che tutte le impurità sono super super visibili poi all'interno della testina, non arrossa assolutamente, non fa male, ma insomma ve ne ho già parlato. E siccome mi avete domandato appunto se il codice era ancora valido, ve lo volevo segnalare anche qua. Cioè, vedete, qua nella testina sono già presenti alcune impurità, non so se notate, si vedono già, e cioè è proprio visibilissimo. Io ogni volta, cioè, lo utilizzo, ogni volta che lo utilizzo rimango veramente sconvolta, perché in apparenza la pelle sembra bella pulita, poi quando lo vai a utilizzare, e può comunque sostituire il trattamento dall'estetista di pulizia del viso, perché assolutamente ci sono vari livelli di intensità per regolare appunto l'intensità di aspirazione, e come vedete non fa male. Super, ve lo consiglio, vi lascio il link in info box, così appunto se lo volete acquistare avete diritto a uno sconto di 100 euro ancora per poche ore. Tra l'altro è sempre valida l'opzione che se lo acquistate e non vi piace, non vi soddisfa, avete entro 90 giorni dall'acquisto la possibilità di richiedere il rimborso totale della somma spesa, quindi potete provarlo, secondo me ne vale la pena, ma vi piacerà sicuramente. Adesso mi vado a preparare, perché la piccoletta ancora mi concede del tempo, quindi ne approfitto, altrimenti dovrò uscire vestita così in pigiama oggi, con le ciabatte anche, che meraviglia, così proprio arriva l'ambulanza, mi carica su. Vabbè, qua iniziamo con clacson, urla varie. Va bene, adesso mi preparo e poi dopo vi devo raccontare un sacco di cose, veramente, quindi spero di farcela a dirvi tutto quanto. Zie, guardate qui! Che bella bambolina! Vi faccio vedere quello che le ho messo. Non mangiarti la manina. L'outfit del giorno. L'outfit del giorno della mia bambolina. Guardate quanto è bella. Eh? Vero? Scusate che si è bloccato lo schermo. Guardate. Le ho messo il vestitino che avevo preso sul sito di Shein, che tanto fa caldissimo, così abbiamo risolto il problema del caldo. Adesso è messa un po' male perché è tutta cartocciata. Sarebbe bello poterla mettere anche... Ciao amore mio! Ma fatti vedere agli zii quanto sei bella! Dicevo, poterle mettere anche il fiocchetto in testa, però ovviamente non, i capelli sono ancora troppo sottili. Guardate queste gambotte cicciottose, questi bei piedini. Eh? La mia polpettina bella. Va bene, mi vado a vestire anch'io. Ah, comunque ragazze, non vi ho più aggiornato. Sì, intanto ho ancora il letto da rifare, ma vabbè, la normalità. Per quanto riguarda il fatto di essere stata dal medico per avere ancora quella famosa tosse coi rantoli di cui vi ho parlato, niente, mi ha visitato, praticamente non è una tosse legata al Covid, cosa che io pensavo, ma è praticamente una conseguenza del reflusso che ho avuto in gravidanza. Sapete che in gravidanza solitamente si soffre tanto di reflusso, io ne ho sofferto ovviamente. E niente, praticamente mi ha bruciato e irritato la gola, ed è per questo che i bronchi, i polmoni risultano puliti. Questa tosse, questi rantoli arrivano tutti dalla gola perché sono fortemente irritati, infiammati. Mi ha detto che ho la lingua cotta dagli acidi. Quindi niente, adesso ho iniziato a fare una cura, sono 2 giorni che la sto facendo e devo dire che ovviamente non sono guarita, però sto notando già dei piccoli miglioramenti. Va bene, dai, andiamo a vestirci che arriva nonna a prenderci.
Fai vedere come sei bellina. Questo va tutto su, in realtà non è così accollato, è solo che adesso ovviamente sono nel passeggino. Come sei bellina, amore mio! Come sei bella! Oh, e non metti la manina qui dentro. In teoria ti va un pochino grande, ma semplicemente perché era previsto per giugno questo abitino. Solo che qua il caldo è arrivato prima. Bello il mio amore, basta. Non vi annoio più. Non vi annoio più. Ma come sgambetta. Come sgambetti? Eh sì. Sì. Buonanotte, fai la nanna? Monella. Monella. E sei monella tu. Sei una monella. Cosa hai fatto la faccina? Dobbiamo di nuovo tagliare le unghiette perché questa faccina... questa faccina con questo bel nasino piccolino, queste guanciotte, gli 8 menti. Quanti menti hai? Tanti! E mamma ti mette il borotalco adesso, perché sennò poi ti fa male. Sì, sì, la mia patatina bella. Siamo ancora a casa perché è arrivata mia madre e ha iniziato a fare il book fotografico ad Angelica e a mandarlo a tutti quanti e quindi non riusciamo più a uscire di casa. No, Angelica oggi è da vedere perché guarda, guarda che principessina, guarda che bella che sei. Cioè alla sera quando mangiamo da loro ci fa stare al buio per non accendere la luce perché ad Angelica dà fastidio agli occhi, poi tanto per le scale c'è la luce. Sì, quando ero piccola io mi metteva i fari dello stadio negli occhi, proprio un menefreghismo totale. È andata. Sì, Lisa, anche tu sei bella. Accarezza anche lei, se non si offende. Va bene, prima o poi riusciremo a uscire di casa. Sì, sono così le 11, andiamo a fare l'aperitivo invece di colazione. Sì, ma tu hai finito di fare foto? Sì, sì, ho finito. Andiamo. Va bene, ragazzi, andiamo. Usciamo. Amore, lo so che guardi la nonna, che non vuoi vedere tua madre. Mamma! Andiamo, amore, andiamo in spasso. Abbiamo messo le calzine per sicurezza. Ah, qua c'era anche il fiocchettino. Lisa! Lisina! Ma perché? Ahia, però non mi devi picchiare. Il fiocchettino che avevo preso, però appunto dicevo che non riesco a mettere. Andiamo subito, dai, non riesco a metterlo. Traslochiamo per le scale, chiudiamo qua Lisa. E trasportiamo la piccolina. Cosa stai facendo, Lisa? Lisa, è inutile, mi vogliono tutti bene. No, ti prego, Lisina, ma ti prego. Guardate come si riduce il pavimento col passeggino, anche se ogni volta sto a lavare le ruote prima di entrare, non c'è niente da fare, tanto ora che usciamo poi attivo il robottino così pulisce e per fortuna fa sparire tutto quanto. Basta! Adesso vado, eh. Allora ragazzi, sono a casa dei miei genitori, sapete che io lavoro qui con loro, quindi adesso tra una pausa e l'altra, pausa insomma, tra una telefonata e l'altra, tra le varie commissioni di lavoro, vi faccio vedere quello che ho acquistato, perché questa mattina siamo stati in un supermercato nuovo che è aperto qui in zona da noi, che si chiama U2 Supermercato. Non c'ero mai stata sinceramente, ho preso un po' di cosine, ovviamente sono poche cose perché il passeggino è scomodo anche per quanto riguarda la parte sotto dove poter mettere le varie cose che si hanno, perché c'è la sacca che è piccolina, non ci passano più che altro i vari oggetti da poter infilare, quindi eravamo a piedi e ho preso proprio il minimo indispensabile. Allora, ho acquistato della Feige Fruyo, mi pare che si pronunci, questo yogurt colato al caffè, yogurt greco, buonissima, questa linea veramente buonissima. Ho preso questo al caffè,
e ho preso questo alla fragola. Tra l'altro dovrebbero essere sì anche degli yogurt light, perché hanno il 0% di grassi, sono veramente buonissimi. Mi pare di averli pagati, vediamo un attimo se riesco a dirvi il prezzo, 1,29 € l'uno. Poi ho preso della Lind questo budino al cioccolato bianco, che deve essere veramente buonissimo. Non l'ho mai provato, non so come sia, ma già che è della Lind comunque ha buone probabilità. Ce ne sono 4 porzioni all'interno. Diciamo che i prezzi non erano comunque molto, molto alti, nel senso rispetto agli altri supermercati più o meno era nella media. E questo praticamente 1,49 € è costato. Ce ne sono 4 di porzioni, così se viene qualcuno a trovarci, avendo poco tempo con la bimba, si può sempre preparare un budino alla veloce. Praticamente c'è già il preparato da aggiungere al latte e poi appunto si mette in frigo. Ovviamente si fa cucinare un pochino sul fuoco. Poi ho preso questo panno in microfibra per i mobili. L'ho preso perché c'è scritto che ha un elevato potere sgrassante ed è efficace anche soltanto con l'acqua. Questo lo voglio utilizzare sui mobili della camera da letto, perché Carolina mi sta facendo penare in questo periodo e quindi mi lascia tutte le impronte delle zampine sui mobili, e quindi io praticamente durante il giorno devo stare lì a pulire più volte, e quindi adesso dobbiamo un attimino trovare una soluzione, perché lei non sta giù, lei deve sempre stare in alto, e quindi ho trovato questo panno qua che è proprio specifico per andare a sgrassare i mobili, anche perché i miei mobili della camera da letto, essendo dei mobili che sono stati restaurati da noi, tendono ad avere una superficie un pochettino appiccicosa e quindi attirano di più lo sporco rispetto a un mobile normale. Poi ho preso questa confezione di fazzolettini, sono quei fazzolettini, quelle veline a 2 veli, ce ne sono 150 all'interno, questi sono da tenere sul comodino, sul mio comodino, perché adesso con l'allergia e ciù continuamente giorno e notte, quando vado in giro ho sempre paura di essere linciata, perché con la questione Covid magari la gente può pensare che io abbia il Covid, e infatti dico sempre allergia per evitare che qualcuno mi picchi, però purtroppo è il periodo. Poi ho preso questi della Grisby alla nocciola, questa tipologia di biscotti ragazzi sono buonissimi, penso che conoscerete questa marca, perché è comunque molto conosciuta, molto famosa, ce ne sono di vari tipi, di gusti intendo. Poi ho preso la mucchina, è un additivo per il bucato igienizzante, c'è scritto che appunto ha la funzione smacchiante sia per i bianchi che per i colorati, è adatto anche per i capi di neonati e bambini, quindi l'ho preso apposta, ed è attivo già a partire da 30 gradi e rimuove appunto germi e batteri. E poi cosa ho preso? Vabbè, ho preso cose intime, questi, che ovviamente adesso ho ricominciato a comprare. Ahimè, si stava tanto bene prima. Comunque, niente, adesso riprendo a lavorare e poi appunto ci vediamo dopo, che vi devo raccontare una super novità sulla casa nuova. Intanto la mia piccolina dorme beata, l'ho cambiata così è anche più comoda, le ho messo il budino per casa, ha fatto la pappa, l'ho cullata un pochettino, adesso posso lavorare, tanto lei è qua tranquilla al fresco. Comunque stamattina ci fermavano tutti perché con quel vestitino ha attirato l'attenzione di un sacco di persone. Allora, mentre aspetto la chiamata del commercialista, come promesso vi aggiorno sulla situazione casa nuova, perché c'è una grande novità. Per chi dovesse aver perso i video precedenti, abbiamo trovato una casa che ci è piaciuta molto, una casa indipendente su 2 piani con un bel giardino, e abbiamo fatto una proposta, e ieri sera siamo stati convocati dall'agenzia immobiliare e praticamente i venditori, i proprietari attuali hanno visionato la nostra proposta e hanno fatto a loro volta una controproposta del tutto ragionevole per delle motivazioni specifiche. Allora, la casa ha praticamente 3 sistemi di riscaldamento: caldaia a condensazione,
che è stata messa 2 anni fa, quindi nuova. Poi ha anche una caldaia pellet molto costosa e una stufa pellet. Inoltre il proprietario attuale ha anche fatto installare un sistema di antifurto all'avanguardia, quindi loro vorrebbero rientrare in parte dei soldi spesi. Altrimenti l'alternativa sarebbe accettare la nostra proposta, però portar via tutto. Dal momento che Omar se ne intende, perché comunque lui è del mestiere, ci siamo fatti sul posto 2 calcoli e ci conviene assolutamente accettare la loro proposta, perché se dovessimo procurarci i singoli pezzi, in poche parole, verrebbe a costare molto di più. Quindi il ragazzo dell'agenzia immobiliare che si sta occupando di noi incontrerà i proprietari attuali o questa sera o domani per comunicargli appunto la nostra accettazione. Tra l'altro ieri abbiamo incontrato anche il consulente finanziario. Per chi non lo sapesse, il consulente finanziario è una figura che si occupa al posto tuo di trovare la banca con il tasso più fattibile e che comunque venga incontro alle tue esigenze fra le tante. In pratica si mette alla ricerca della soluzione migliore al posto nostro, ovviamente dietro compenso. E in settimana ci procureremo tutti i documenti che lui ci ha richiesto e appunto poi ci incontreremo per firmargli il mandato, ovvero l'autorizzazione a ricercare la banca per noi. E che altro dire? Ieri c'era anche il proprietario dell'agenzia immobiliare, perché essendo praticamente a trattativa fatta ha partecipato anche lui all'incontro e ci ha domandato perché, essendo così giovani, abbiamo cercato una casa immersa nel verde, nella tranquillità, quando comunque dovremmo essere più propensi a ricercare la casa in centro, la casa circondata dai negozi, dai vari locali. In realtà, ragazzi, sarà che io sono nata in città, ma lo stesso vale per Omar. Lavoriamo in città, nel caos, nel traffico. Al mattino io apro gli occhi con il rumore del clacson in strada, ma anche proprio d'inverno si sente tantissimo, perché dove abitiamo è una zona molto trafficata. Ma poi mi sto rendendo conto che anche adesso che il tempo è bello e sto portando lei in giro a fare una passeggiata, tendo ad andare verso le vie più tranquille, quelle con meno gente, quelle con meno traffico, proprio perché non sopporto i rumori, non sopporto il vocio, ho bisogno proprio di tranquillità. E diciamo che se la cosa dovesse andare in porto, sicuramente sarebbe perfetto per noi, per le nostre esigenze, per quello che cerchiamo, perché la casa è circondata da alberi, dal verde, quindi è un posto molto molto tranquillo anche dove poter far crescere la nostra bimba. Tra l'altro comunque è vicinissimo alle scuole, supermercati, però comunque per come è posizionato avremo la nostra tranquillità. E quindi niente, ci tenevo ad aggiornarvi perché ve l'avevo promesso, questa è una grande novità, perché il fatto che comunque già con i venditori ci siamo accordati su un prezzo di vendita è sicuramente magnifico, perché avrebbero potuto ovviamente richiedere molto di più, pretendere molto di più, invece ripeto sono stati onesti e quindi ci siamo venuti incontro a vicenda in pratica. Va bene, adesso vi saluto, vi mando un bacio grande grande, vado a vedere la mia bimba che sento che si è svegliata e vado soprattutto a finire di lavorare, perché direi che come orario oggi ci siamo, ecco. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con un nuovo video. Mua.